Si è appena chiusa in Sala Copenaghen il panel Quali infrastrutture per la rete di domani? Quali sono le linee principali emerse dalla discussione? È emerso sostanzialmente che le soluzioni per attuare la cosiddetta banda larga sono molte. Si va dalle soluzioni via etere, il wifi diffuso, si è parlato molto di utilizzare ponti radio che hanno tutto sommato una capacità di banda non limitata in sostanza. E si è parlato anche di IPv6, ossia Internet è nata con un peccato originale, rappresentato dal fatto che il numero di indirizzi diversi che si possono attuare è dell'ordine dei 4 miliardi. Quando i comitati di standardizzazione definirono quel campo di indirizzi, pensarono che 4 miliardi, che era dell'ordine di grandezza della popolazione mondiale, dovessero essere sufficienti. Invece non soltanto la popolazione mondiale è aumentata, ma i vari trespoli, sensori, attuatori che posso collegare in quella che viene chiamata l'internet della rete sono tanti, 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 per cui è necessario passare all'IPv6, cioè allungare di molto il numero dei bit necessari per l'indirizzo al fine di aumentare il numero di indirizzi diversi. Si è parlato anche di IPv6 e delle difficoltà tecniche da un lato e normative dall'altro per passare all'IPv6. In questo senso Marco Sommani ci ha anche sollecitato a essere attivi nella richiesta, un po' scherzando, quando ci chiamano a casa per proporci nuovi contratti, chiediamo l'IPv6 anziché mandarli a quel paese. Sì, Marco Sommani ha detto chiediamo l'IPv6 ai nostri provider e se non ci accontentano cambiamo provider. A questo punto tutti i provider ci accontenteranno. Inoltre ha detto, e a livello politico cerchiamo di fare in modo che la politica non sia assente da questo dibattito, i governi non siano assenti, ma prendano provvedimenti per promuovere l'IPv6, perché non c'è alternativa all'IPv6.